per il piccolo ritardo. Buonasera a tutti e benvenuti. Siamo lieti di vedere un pubblico così numeroso per questa iniziativa. Io sono Ciro Doizio dell'associazione Lapsus, associazione che organizza questa serata e che è attiva da diverso tempo sul fronte dello studio della criminalità organizzata. La nostra associazione nasce come gruppo informale a livello universitario, siamo attivi su diversi fronti, collaboriamo con le scuole, abbiamo in passato realizzato una mostra sulla strategia della prevenzione e questa iniziativa si iscrive anche in un percorso che è più ampio e che prevede anche l'allestimento di una mostra che avrà per oggetto la storia delle principali organizzazioni criminali italiane. E dunque, questa sera parleremo di mafia, lo faremo con esperti autorevoli, presentando l'ultimo lavoro scritto da Salvatore Lupo e Giovanni Fiandacca, La mafia non ha vinto, il labirinto della trattativa, che è un libro il quale ha suscitato tutta una serie, un vespaio di polemiche, perché per l'appunto analizza questioni che riguardano il periodo stagista, il biennio stagista mafioso del 92-93 e le indagini che sono partite dalla Procura di Palermo, procura che ha fatto sì che vi fosse all'inizio dello scorso anno il rinvio a giudizio di ufficiali dello Stato, mafiosi, fra l'altro prima volta nella storia repubblicana che nello stesso processo vi siamo imputati uomini dello Stato e appartenenti all'organizzazione mafiosa. Innanzitutto, dunque, a me aspetta una presentazione, quindi io ringrazio coloro che hanno reso possibile questa serata, cioè il Comune di Cinisello Balsamo, l'assessorato alla cultura in particolare, la città di Cinisello, il giornale locale, l'associazione culturale Polis e la sezione locale del Dampi. Dunque, per inquadrare un attimo il discorso prima di passare la parola ai relatori, la cosa che mi sento di dire è che comunque lo spirito con il quale promuoviamo questa serata è assolutamente laico, cosa che è mancata soprattutto nell'ultimo periodo, nel senso che su questa vicenda si è creata una contrapposizione che ha reso il dibattito, che ha esasperato il dibattito. I toni con i quali viene portato avanti in questo momento sono assolutamente velenosi. E diciamo, noi la nostra sfida, quello che noi ci proponiamo è di offrire alla cittadinanza un'occasione di confronto. I relatori che sentirete questa sera non sono tutti dello stesso parere, non hanno tutti la stessa tesi e nel loro pensiero vi sono sfumature diverse. Quello che mi sento di dire è, come dire, mi concedetemi di entrare un attimo nel merito della questione, che il libro del, in questo caso abbiamo il professor Lupo, rappresenta un contributo di grande valore secondo me per una ragione che è metodologica, nel senso che a mio avviso la distinzione fondamentale che è preliminare all'analisi che poi viene svolta, cioè quella di distinguere il piano di lettura, cioè l'etico politico, lo storico politico e il penale, il giudiziario, è di fondamentale importanza, perché proprio nella confusione di questi due piani è possibile che si creino cortocircuiti. Per esempio, a me quello che viene in mente per primo è la polemica sulla possibilità, sull'impossibilità in qualunque contesto possibile di trattare, cioè il concetto di trattativa, cioè la figura, la categoria di trattativa. Ora, che si pensi il fatto che si pensi che il trattare come metodo operativo sia qualcosa di eticamente condannabile a prescindere è qualcosa che è storicamente insostenibile, nel senso che alla base di
degli scopi, dei processi di funzionamento dei servizi di sicurezza, degli apparati di sicurezza, anche quelli di para-intelligence, il trattare rappresenta una modalità, come dire, di svolgimento quotidiano. Vi sono stati casi eclatanti in questo senso, e non è detto che in queste operazioni si possano verificare dei reati. Ecco, io mi sentivo di dire soltanto questa cosa, poi lascio il dibattito ai relatori, che certamente sono molto più titolati di me per parlare. Ve li presento brevemente. Al mio fianco c'è Francesco Lalicata, giornalista della Stampa, biografo di Giovanni Falcone, che sul tema di cui parliamo stasera ha scritto un libro che raccoglie le testimonianze dei due figli di Vito Ciancimino, cioè Giovanni e Massimo. Abbiamo Luca Rinaldi, che ha seguito la vicenda processuale della trattativa per conto dell'Inchiesta, quotidiano online per il quale segue vicende di cronaca ed altro di corruzione. Abbiamo Salvo Del Lupo, docente ordinario di storia contemporanea all'Università di Palermo, il quale non credo abbia bisogno di presentazione, nel senso che è un noto esperto del fenomeno mafioso. E abbiamo Maurizio Torrealta, che è stato, se non erro, il primo a scrivere dell'argomento nel 2002, con un libro allora pubblicato da Editoriali Uniti intitolato Contro la trattativa, e che è stato ripubblicato nel 2010 per Mizzoli. E dunque io, come dire, considererei conclusa questa parte introduttiva. Per coloro che non hanno ricevuto la dispensa che abbiamo preparato, vi diciamo che nei prossimi giorni sarà scaricabile online, quindi se volete c'è la possibilità di reperirla. E un'ultima nota riguarda lo svolgimento della serata, nel senso che non verranno svolte domande, non verranno poste domande dal pubblico alla fine, ma le raccoglieremo durante l'incontro per poi riferirle alla fine. E verranno scritte, ecco, appunto, mi stavo notificando, sì, le scriveranno, verranno scritte lì e poi ci verranno portate alla fine. Dunque, avete un foglio bianco nella cartelletta dove potete scrivere le domande e le raccogliamo a questo punto di modo che le. Perfetto. In modo da velocizzare il dibattito nella parte finale. L'ottima organizzazione di Mantino è impeccabile. Dunque, detto questo, io passerei la parola a Luca Rinaldi, che questa sera svolgerà la funzione di moderatore. Sì, sì, sì. Grazie. Intanto grazie. Io questa sera sono in funzione di coordinatore, quindi potrei anche risparmiarmi un po' di cose, un po' di visioni. In più sono anche reduce da due giorni di arresti a Venezia, come tutti saprete, un po' di stanchezza comincia a farsi sentire. E poi questa sera non vengo qui con una tesi, appunto perché devo coordinare, ma vengo qui con un sacco di domande, perché comunque ho a che fare con persone che tramite i loro articoli e i loro saggi mi hanno insegnato a fare questo mestiere, diciamo, e quindi ho un sacco di domande per loro e un paio di considerazioni con cui ovviamente introdurre il tema. Siccome parliamo dell'inquadramento della trattativa in un contesto più storico, mi interessava inquadrare questa cosa, quindi questa trattativa, e nel periodo storico in cui a Milano si stanno svolgendo le indagini e i processi di Mani Pulite. Nello stesso, in parallelo, a Palermo si porta avanti anche un'indagine di cui poi capiremo anche il perché si parlerà non tantissimo, che sarebbe la cosiddetta inchiesta mafia appalti, un'inchiesta che
episodicamente rispunta e per poi tornare invece un po' nel dimenticatoio, anche appunto nell'incartamento processuale di questa che è la trattativa. Quindi io, partendo da questo assunto, diciamo da questo periodo storico, vorrei fare un giro di domande abbastanza, diciamo così, centrato sul tema. E innanzitutto, noi assistiamo forse oggi a, diciamo, non una trattativa ma a tante trattative, perché i territori comunque, io mi sono occupato delle varie inchieste di mafia nel nord Italia, di cui adesso si parla pressoché quotidianamente, mentre invece 5-6 anni fa, nonostante le prime grandi indagini degli anni 90 sull'Andrangheta a Milano, chi quando ne scrivi magari ti guardavano un po' storto e dicevano: sì, ma tu vabbè, vedi la mafia dappertutto. E quindi quello che mi interessava chiedere anche a Maurizio Torrealta, che è uno dei il primo nostro relatore, è perché chiamiamo questa inchiesta la trattativa, come intesa, diciamo così, come madre quasi di tutte queste trattative, diciamo. Questa è la prima domanda con cui vorrei passare il microfono a Maurizio Torrealta. Intanto vi ringrazio di avermi invitato a parlare di questi argomenti, per un motivo molto semplice, perché sono un po' nauseato dalla retorica che ha preso la mano su tutte le ipotesi vere o sbagliate che ci sono, e c'è stata una santificazione delle vittime e una demonizzazione dei cosiddetti colpevoli, salvo poi scoprire che il peggiore di tutti, quello che ha ucciso la Puglisi, ha sciolto nell'acido il figlio di Di Matteo, è quello che dice la verità, l'unico che dice la verità, su 8, anzi 9 processi che sono stati tutti inutili, perché sono stati falsificati all'inizio o perché in preda al furore investigativo sono stati commessi diversi errori, o sicuramente anche questo potrebbe essere una buona ragione, o perché una mano molto precisa è intervenuta nel punto giusto e si è arrivata al paradosso tutto italiano, che ci sono due persone che litigano arrogandosi il diritto, anzi arrogandosi la verità di avere il loro caricato di esplosivo, la 126 che poi avrebbe ucciso Falcone Nascosta. Tutti e due dicono: sono stato io a farlo. Anzi, c'è una leggera differenza. Spattuta dice: io ero convinto di aver rubato una macchina già rubata. Questo dal livello della diffusione dei comportamenti criminali in Italia. Lui era convinto, siccome quelli continuavano a dire sono stati noi a rubarla, io forse avrò rubato consapevolmente una macchina parcheggiata in una strada buia che era già stata rubata. La verità è che i freni di quella macchina non funzionavano, Spatuzza se ne è reso conto e dice: io sono un criminale, sicuramente sono un criminale, però con una macchina piena di esplosivo non vado in giro per Palermo. Ho messo le ganasce nuove, andate a prendere la carcassa di questa macchina e vedete che ho ragione. E così questa persona ha riscritto 9 processi. Allora qualcuno dice: ah, sono i magistrati, Di Matteo era tra quelli che hanno accusato di autocalunnia anche, ma Di Matteo è un procuratore, noi avevamo avuto 9 corti di 3 magistrati che hanno commesso l'errore, lascia perdere i procuratori, guardiamo come hanno giudicato i nostri magistrati, si sono fatti prendere in giro, hanno fatto una serie di errori enormi. Quindi smettiamola con la retorica, smettiamola con la deificazione, la santificazione. Adesso Falcone è diventato santo, per cui dopo che era stato ucciso Salvo Lima, a me e ai miei colleghi giornalisti che lavoravo con Santoro in quel periodo, risultava che Falcone era andato a incontrare Buscetta e a cercare di farsi raccontare quello che è successo. Abbiamo fatto una telefonata
ai suoi referenti della Drug Enforcement Administration, loro hanno detto sì, certo, è venuto, abbiamo parlato, Martelli stesso ci aveva detto in trasmissione, è vero, adesso no, sei stata cancellata la verità. Falcone è un magistrato integerrimo e siccome ha trasmesso di fare il magistrato non avrebbe mai osato andare di nuovo a incontrare uno dei... Ma siamo diventati pazzi, quello è a rischio di vita, lo sa perfettamente, è un magistrato che è un, ormai è diventato un magistrato che lavora al ministero e non ha il diritto di andare a incontrare una persona che gli aveva raccontato a lui personalmente, perché poi questo è stato il rapporto che aveva uscito con Falcone, che si fidava di Falcone. Verità che Falcone non ha mai messo a verbale, perché Buscetta ha detto non sono maturi i tempi, questo è un altro del dogma che non si può mettere in discussione. Falcone ha detto che il terzo livello non esiste, che oltre alla mafia non c'è niente. Quante volte le sento ripetere queste cose? Ma cerchiamo di diventare un po' più umani, un po' più persone. Ma secondo voi Falcone era venuto a conoscenza di queste cose e andava a dire io so che ci sono livelli superiori alla mafia, già stato ammazzato con un pezzo di autostrada che è stata in aria, avrebbe soltanto avvicinato l'ora della sua morte. Dunque questo è il ringraziamento che devo fare. Per quella tua domanda, io avevo scritto un libro nel 90, no, nel, quegli anni lì, ed era un libro sul capitano ultimo, l'uomo che era stato a Torino. Molto bello, l'hanno pubblicato, ci hanno fatto la serie televisiva, era sicuramente un personaggio affascinante, molto interessante, però non mi aveva detto la verità e me ne sono reso conto quando ho letto le migliaia di pagine della sentenza di via dei Gergoffi. Nella sentenza di via dei Gergoffi, in quella sentenza veniva detto la famosa frase, quella che a tutti gli effetti appare essere una trattativa, cosa si sia scambiato in realtà dobbiamo ancora riuscire a scoprirlo, ma questo a tutti gli effetti risulta essere stato una trattativa. Per questo, perché in una sentenza che è poi è stata convalidata fino al terzo livello, hanno usato quell'espressione, mi sono sentito legittimato a mettere quel titolo tutto lì. Non c'erano altre teorie, cose più sofisticate. E c'è però un fatto che è successo recentemente, mi sono riascoltato dalla Radio Radicale la registrazione dell'ultimo interrogatorio che è stato fatto a Spatuzza, e Spatuzza racconta in maniera molto lucida che quella sera, la sera del 27 di luglio del 1993, erano arrivati con un panettone di esplosivo fatto grattugiando il vecchio chitolo tirato fuori da degli ordigni sepolti in mezzo al mare, da dei proiettili. Però c'era accanto a questo panettone, c'erano anche i salcicciotti verdastri di esplosivo Semtex, di esplosivo di più veloce, proprio per cercare di avere due inneschi. E questi dei due inneschi teniamocela a memoria, perché dimostrerebbero due firme diverse, perché una cosa è il tritolo di grattugiato dai vecchi ordini, una cosa è l'esplosivo militare cosiddetto nobile che ha rapido innesco e che ha tutt'altra funzione. Poi dice un'altra cosa Spatuzza, e bisogna tenerla presente, proprio facciamo la fotografia di questo momento. Lui dice, di Carlo, se non sbaglio, adesso non ricordo precisamente il nome, mi dà dentro una rivista cinque lettere che devo spedire a cinque giornali diversi quella notte. Allora mi metto d'accordo e spediamo queste lettere. Cosa fosse scritto in quelle lettere lui non lo sa. Queste lettere arrivano ai cinque giornali e in queste lettere c'era scritto: abbiamo colpito fino ad ora in luoghi deserti e di notte, siamo pronti a colpire in luoghi affollati e di giorno, il contributo di sangue sarà molto maggiore. Allora io non so come voi interpretate questo tipo di lettera, non credo che sia difficile interpretarlo come una vera e propria minaccia di stragi ulteriori e più sanguinose, se non fosse stato intrapreso un processo di trattamento diverso dei prigionieri. E io però, questo è un punto che mi fa ripensare che in fin dei conti, al di là della sentenza, ci fossero dei buoni motivi, anche perché mi sono reso conto che queste notizie sulle cinque lettere, io non le ho mai lette negli anni 90, sono usciti, a dire il vero, molto più tardi, rileggendo un
interrogatorio di Chellazzi fatto all'allora capo del SISD Mario Mori, Chellazzi chiede spiegazioni di queste lettere e Mori dice: io non ho mai sentito parlare, non mi ricordo. A tal punto nega l'esistenza di questo tipo di messaggi che Chellazzi chiede a Mori di ripresentarsi dopo alcuni giorni però con l'avvocato, quindi come indagato. La mattina dell'interrogatorio Chellazzi è trovato senza vita nella foresteria di Casella della Finanza, dove aveva dormito, non gli fanno la autopsia. Non dico, non faccio quello allora, questo vuol dire, non dico niente, cioè questo è un dato di fatto. L'altra cosa che mi sorprendisce è che dopo tanto tempo Pisano, il presidente della commissione antimafia, tira fuori questa relazione complessa, perché non è, cioè non è che c'è una data e c'è una esplosione, è un po' più complesso perché ad esempio prima di Via Favo c'era stato un rifiuto della firma del rinnovo del 41 bis, ciò nonostante l'attentato viene fatto, quindi non è che sia un rapporto meccanico tra interrompere il rinnovo del 41 bis e l'interruzione delle stragi. Comunque, comunque sia questa situazione, io c'è un punto che voglio di nuovo sottolineare. Ed è queste lettere firmate Falange Armata, ovviamente preoccupavano un po' di persone, tanti giornalisti sono stati minacciati dalla Falange Armata, vera o finta che fosse, ma fermiamoci di nuovo a quella fotografia. L'abbiamo sempre detto che la Falange Armata rivendicava attentati a posteriori, tant'è che si chiamava l'agenzia stampa del crimine, perché in realtà non era sempre la Falange Armata che ha commesso questi attentati. In questo caso però sì, perché le lettere sono state mandate prima che l'attentato fosse commesso, quindi c'è un rapporto di causa ed effetto molto molto evidente. E la cosa che mi fa dubitare di tutte queste nostre ricostruzioni che ci permettono di fare pubblicare dei libri, ma che poi sfiorano sempre minimamente la realtà di quello che è successo, è che un signore abbastanza ben piazzato dal punto di vista dei rapporti politici, un andreottiano di un certo valore, è stato rappresentante del nostro paese a Bruxelles alle riunioni della NATO, è stato ambasciatore all'ONU ed è uno di quegli ambasciatori che ha avuto il maggior livello di iniziative da lui proposte che hanno avuto successo. Paolo Francesco Fucci è stato anche a capo del CESI, cioè dell'organismo di controllo del SISD e del SISMI. Beh, questo signore, dopo essere tornato a lavorare a New York, prende l'aereo e vola molto rapidamente a Roma solo per incontrare il capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri e il capo della Polizia e consegnargli un foglietto con 16 nomi, i membri della Falange Armata. Punto. Poi non ha dato più interviste, è stato interrogato ai vari processi, trincerandosi sempre dietro un certo riservo. Questi nomi sono molto interessanti. Il primo di questo gruppo, tal Bruno Garibaldi, è il capo istruttore dei guastatori di Gladio. La struttura di Gladio, di cui tutti parlano, ma nessuno analizza fino in fondo, è una struttura molto peculiare, perché la struttura di Gladio, a differenza di Stay Behind, nasce da un accordo fatto dalla CIA e il SIFAR di allora, il 28 novembre del 1956. Io mi domando perché la CIA decide di fare un accordo privato con il SIFAR e non si adegua o lo porta poi ad adeguarsi con un accordo all'interno della struttura della NATO, come poi successivamente si sviluppa questo rapporto, poi dopo anche Gladio entra a far parte di Stay Behind, ma perché fa un accordo privato con il SIFAR? Perché? Che peculiarità aveva l'Italia che poteva essere molto interessante per la CIA? Quale tipo di appoggio avrebbero potuto dare coloro che erano stati reclutati dalla CIA per l'autofinanziamento della CIA in quel periodo? Io potrei darvi la mia opinione, però magari ve la do la seconda la volta che intervengo, così creiamo un po' di suspense.
questo signore interrogato da Giudice Mastelloni, questo uno che è arrivato il capo del gruppo dei guastatori, la cosiddetta struttura capo, quella che, diciamo in termini immediati, ci aveva licenza di uccidere veramente, dice: se lei mi chiede, se lei mi domanda se avevamo possibilità di fare azioni di guerra senza dichiararla, gli dico di sì, se c'era l'appoggio della NATO avremmo avuto, questo parliamo del secondo periodo e non quello precedente, avremmo avuto possibilità di farlo e avevamo il compito di sabotare le linee ferroviarie, di far saltare le stazioni, far saltare pezzi di strada, perché questo era il nostro compito, attaccare le città del nemico e sabotarle dentro il nostro paese e fuori dal nostro paese, che la guerra ci fosse o che non ci fosse. Io sono nato nel 1950 a Bologna. Bologna è stata attaccata da atti di terrorismo nel 1974 col treno Italicus, nel 1984 col treno 904, con la stazione di Bologna nel 1980 con 81 morti. Siccome Bologna aveva una caratteristica, era la città con più iscritti al Partito Comunista di tutta Europa, comincio a pensare che uno dei motivi per cui ci fosse questa serie di operazioni terroristiche fatte, perché il reparto K si occupa di guerra psicologica, anzi proprio nel 90 c'è una riunione in particolare dove si mette a punto un programma che ha a che fare sostanzialmente con la guerra psicologica e con l'informazione. Io penso che questo abbia a che fare nello spiegare quello che è successo e mi interesserebbe sapere che fine hanno fatto tutte le indagini che sono state aperte grazie al contributo di Fulci sulle strage del 93 che coinvolgevano queste persone, dati che ancora non ci sono disponibili. Una precisazione tecnica, se non è stato chiaro prima. Se avete delle domande le scrivete sul blocchetto che vi è stato dato all'inizio dell'incontro e le fate per venire al ragazzo lì all'angolo con la camicia viola. Grazie. Bene. Io ti ringrazio Maurizio per il primo intervento e giro la palla temporaneamente a Francesco Lalicata. Su cui vorrei arrivare, abbiamo accennato nel primo intervento a un pentito che descrive di fatto 9 processi, poi emergono le figure dei collaboranti che contribuiscono ulteriormente a fare più o meno chiarezza sulla vicenda. Adesso sei il personaggio giusto per chiarire anche questo punto, diciamo. E oltre quindi a inquadrare bene anche il fenomeno, diciamo, del pentitismo anche nella dimensione processuale di questa trattativa, rimanendo appunto sempre ancorati alla dimensione processuale, in sede di rinvio a giudizio l'impressione che ho avuto io, poi magari mi sbaglio, però nel leggere le carte è stata un po' quella che il GIP abbia detto: io ho ricevuto una quantità di atti enorme, molto grande, per la verità non tutti molto omogenei, per cui andiamo a processo e vediamo se ne usciamo vivi, se qualcuno ci capisce qualcosa. Sì. Intanto anch'io mi associo a ringraziamenti di Torre Alta per... Sono veramente grato per dare a noi la possibilità di parlare di un tema che sta diventando una sorta di guerra di religione che divide un movimento che per la verità di per sé è già rissoso per sua natura, perché io ricordo la nascita del movimento antimafia a Palermo e in Sicilia e non c'è stata mai quella unità di vedute che sarebbe necessaria per un tema così delicato, perché alla fine la lotta alla mafia dovrebbe essere un tema caro a tutti, al di là delle divisioni ideologiche e politiche, ma così non è, se è vero come è vero che persino all'interno di un organismo istituzionale come è stata la Commissione Antimafia
Tutto si è svolto sempre con Caravaggio già scritto, e cioè la maggioranza dice la sua, l'opposizione fa una relazione diversa da quella della maggioranza. Addirittura nella prima commissione antimafia avvenne che l'opposizione di destra fece una sua relazione diversa dalle altre due. Devo dire che forse in quel caso la terza era la migliore di tutti, e comunque non c'è mai stata una confusione. La commissione antimafia, ricordiamo tutti, è una commissione che ha poteri giudiziari, addirittura potrebbe persino arrestare delle persone, se non dicono il vero. Però si è sempre questa pantomima, che forse è veramente giusto chiamarla pantomima, si è sempre risolta con un vogliamoci bene alla fine. Perché? Perché la Sicilia, il tema della mafia, non è stato mai un tema caro ai governi. E qui ho usato una parola che non è lo Stato, perché mi è piaciuta la lezione che ci ha dato il professor Wood, invitandoci a distinguere lo Stato, inteso come un'entità generica che non ha responsabilità, perché chi va a individuare lo Stato? Con i governi sono un'altra cosa, i governi prendono delle decisioni, hanno addirittura il dovere di prendere delle decisioni. E quindi ogni volta che se ce n'è stata necessità ha preso delle decisioni. Per venire alla risposta che ti devo, quella sul pentitismo è stata una delle risposte che i governi, nelle loro diverse formazioni, hanno cercato di dare alla lotta alla mafia. E il pentitismo non è nuovo, non è uno strumento nuovo, perché lo abbiamo usato col terrorismo, con l'EBR, col terrorismo di destra e di sinistra. È chiaro che è uno strumento delicato, perché offre dei rischi notevoli, perché se non è maneggiato con cura finisce per essere addirittura per essere nocivo e dannoso alle indagini, come è avvenuto, perché non sta a me qui ricordare tutta una serie di processi basati sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, soprattutto processi che riguardano la sfera politica e l'abbraccio innaturale tra mafia e politica. Alla fine, a livello istruttorio, si sono dimostrati utili, nel senso che i pubblici ministeri e i giudici istruttori, quando c'erano i giudici istruttori, se ne sono serviti e sono riusciti a mettere su delle accuse. Delle accuse che molte delle quali non hanno retto alla prova del dibattimento. Allora io, che sono vecchio, vi dico che mi rifiuto di pensare e di credere che esistono i giudici buoni, che sono quelli che arrestano, i giudici cattivi, che sono quelli che assolvono. Non può funzionare così. Non mi torna il conto. Anche perché, a livello anche di giudici istruttori e di pubblici ministeri, io mi chiedo, noi giustamente siamo indignati a pensare che ci possa essere stato un contatto fra i governi e la mafia per fare una trattativa. È ovvio che nessuno può mai pensare che sia una cosa giusta, ma l'indignazione di per sé non basta a mettere su un processo. Questa indignazione dovrebbe essere, come dire, corroborata da una serie di strumenti giuridici e giudiziari che, a detta di altri organismi della magistratura, non funziona, perché il generale Mori è al terzo processo, ne ha subiti già due e in tutti e due è stato assolto, ma è stato assolto non solo con una formula piena, ma con una sorta di nota di critica per quello che era stato il lavoro dei magistrati che avevano messo su questi processi. Allora, siccome i magistrati per me sono sono da rispettare tu fino a prova contraria, ovviamente. È chiaro, come in ciascuna entità e come in ciascun organismo istituzionale, ci sono dei mascalzoni, ma ci sono dei freccionalisti, ci sono tra i professori, ci sono dei medici.
La generalizzazione, secondo me, è il nemico che noi dobbiamo combattere. Non può essere che, siccome esiste Carnevale, tutti i magistrati schiacciano l'occhio e fanno l'occhiolino a Cosa Nostra. Ci devono essere dei magistrati che per cultura, per formazione, magari la pensano in modo diverso dai magistrati, dei colleghi che hanno messo su questi processi. Sulla trattativa voglio fare solo un esempio che mi è fatto venire in mente chiedendomi dei pentiti. Il rapporto che si instaura tra il magistrato inquirente e il collaboratore di giustizia non è forse frutto di una mediazione e quindi di una trattativa? Tant'è che negli Stati Uniti, per evitare questo contatto tra magistrato inquirente, per evitare che il contatto tra magistrato inquirente e collaboratore possa diventare uno strumento bastardo, nel senso che l'uno finisce per avere bisogno dell'altro, si sono inventati un corpo speciale, che sono i Marshall, che si occupano di tutto quello che attiene alla sicurezza e al fabbisogno del collaboratore di giustizia, che in nessun caso ha contatti di tipo diverso da quello delle indagini che si stanno facendo col magistrato. Io ritengo che sia giusta una posizione del genere, tant'è che, e l'abbiamo detto diverse volte, non era giusto buttare a mare il bambino e l'acqua sporca, bisognava buttare a mare solo l'acqua sporca e salvaguardare il bambino, ma la tutela che è stata data ai collaboratori di giustizia, anche di fronte a un'evidenza negativa, non ha permesso che si separasse il ruolo fra queste due entità. E pensiamo a quello che ha detto Torrealta, pensiamo a Scarantino. Scarantino, e ve lo dico con un pizzico di autocritica, io ho seguito le inchieste di Caltanissetta ed ero in aula nella fase pubblica del processo, cioè quando il pentito parlava con il popolo. E guardate che lì era veramente imbarazzante il balletto che metteva su il professore Scarantino. Scarantino diceva una cosa e immediatamente dopo si correggeva, si smentiva, si arrabbiava, arrivava ad alzarsi, ad abbandonare l'aula, puntualmente seguito da un nugolo di poliziotti che cercavano poi di farlo ragionare. Dopo un po' tornava e diceva: ah, dico scusa, mi sono perso, ah, ma io ora devo dire di no, e diceva altre cose che prima erano sbagliate. Cioè, dice Torrealta, non è colpa dei pubblici ministeri, perché poi ci sono stati dei collegi che li hanno creduti. Però il collegio, può essere che anche il collegio è stato vittima di un conformismo, di un malinteso senso della giustizia, cioè quello di ottenere un risultato a qualunque costo. È una domanda che adesso a distanza di tanto tempo vi faccio, perché non ha portato bene quello che è accaduto in quegli anni nelle indagini sulle stragi. Non ha portato bene, perché se adesso bisogna fare un altro processo di via D'Amelio, io dico e verrà fatto in condizioni in cui il movimento e l'antimafia sarà in una condizione di retroguardia, perché si dovrà difendere dalle critiche che arrivano puntuali, perché poi è chiaro, ci siamo noi che ne stiamo parlando senza credine, come è giusto che sia, e che senza che nessuno lancia accuse verso altri, perché finiamola di... Cioè, è assurdo poter pensare che chi non la pensa in un certo modo è per forza amico della mafia. Non è così. Io ho vissuto fino a 40 anni a Palermo, poi mi sono trasferito, ma io la conosco dalla Sicilia, conosco la mentalità mafiosa. Non è il conformismo che ci aiuta in questa battaglia, perché a distanza di tempo
poi i nodi vengono a pendere. E sono venuti anche in questo caso, come questa il caso di Via D'Amelio. A me, per me risulta ancora, come dire, singolare che le critiche maggiori a Scarantino siano venute da quelli che sono stati in qualche modo a contatto diretto con Scarantino nel 92. Io non dico solo di Matteo, che allora era pubblico ministero, ma io penso per esempio alla Boccassini. La Boccassini è stata applicata a Caltanissetta per 3 anni e solo alla fine ha trovato modo di mettere nero su bianco, ha fatto 2 relazioni per dire che non lo convinceva Scarantino. Oh, dico, se fosse capitato a qualunque altro, questo ritardo nel denunciare l'incongruenza di Scarantino sarebbe stata interpretata in un altro modo, magari avrebbe avuto un avviso di garanzia per negligenza, non dico per collusione con la mafia, ma sarebbe perché questo non è avvenuto? Anche quello è una forma di conformismo. Vero è che c'era un buon motivo, forse, per rimanere nel conformismo, ed era la guerra di religione di allora, quando tutti abbiamo visto nei magistrati l'unica sponda che ci poteva in qualche modo salvare dalla mafia che sembrava veramente irraggiungibile e invincibile, e abbiamo, come dire, rinunciato un po' all'esercizio della critica, ripensandoci forse un po' in ritardo. Anche alla delicata. Io adesso invece, visto che siamo anche perfettamente nei tempi, quindi riusciremo anche a dare un po' di spazio alle domande del pubblico, che secondo me sono quelle più interessanti a cui rispondere, credo che siamo d'accordo anche i relatori. Vorrei iniziare con il professor Lupo. Qualche giorno fa mi è capitato di rileggere una dichiarazione di Giovanni Falcone, che rilasciò nel 91, quando andò a rispondere del motivo per cui non aveva sviluppato delle indagini su Salvo Lima. Su Ciancimino. Esatto. E sui E quindi questo è uno spaccato interessante, secondo me, che può aprirci un po' la sala del professor Lupo. E lui disse, io posso anche sbagliare, ma sono del parere che nei fatti, nel momento in cui si avanza un'accusa gravissima riguardante personaggi di un certo spessore o del mondo imprenditoriale e tutto quello che si vuole, o hai elementi concreti oppure è inutile azzardare ipotesi indagatorie, ipotesi di contestazioni di reato che inevitabilmente si risolvono in un'ulteriore crescita di prestigio nei confronti del soggetto che diventerà la solita vittima della giustizia nel nostro paese. E questa era una bella frase, mi sembra, controcorrente, diciamo. E qui ci apre un po' una strada su forse quella confusione di cui abbiamo parlato all'inizio, di cui parlava Ciro nella sua relazione introduttiva sul piano storico e giuridico, che nel saggio viene anche analizzato. Ecco, e tornando poi sempre a tutto il discorso di tutto l'impianto processuale. Partendo da questa considerazione, professor Lupo, quali sono un po' le sue considerazioni sul processo, su questa confusione dei due piani, insomma? Buonasera a tutti. Innanzitutto esprimo il mio piacere di essere qua, questo bel pubblico che a quest'ora segue un dibattito così impegnativo, posizione dei nostri martiri, perché ovviamente tutti noi, per quanti siano passati 20 anni, siamo ancora sotto l'effetto, io personalmente penso anche lui, della pesante, della terribile offensiva stragista che si dice nel 92-93, a partire dal 1979 ha colpito quella parte crescente di Sicilia che si è ribellata alla tirannide mafiosa. Un'altra cosa che vorrei ricordare è che noi tendiamo spesso
a immaginare questa offensiva mafiosa come in qualche modo se si fosse sviluppata extra propria principia. Invece l'offensiva mafiosa si è sviluppata perché per la prima volta la mafia è stata contrastata. Non ieri o l'altro ieri, non come spesso si dice nel governo Berlusconi o altre asinerie di questa, ma su un periodo lungo ormai, perché sono passati 20 anni dalle stragi, dalle ultime stragi, ma ripeto, tutto in qualche modo comincia assai prima, è un meccanismo di azione e reazione, che se è vero che ci è sembrato per un certo momento consegnarci ostaggi inermi a questi criminali e terroristi, non di meno si è sviluppato perché non eravamo inermi e non ci siamo dimostrati inermi alla fine. Dunque quel sacrificio, io penso che il modo peggiore di rinnegarlo è dire che non è servito a niente, perché tanto la mafia vince sempre. Dove il titolo che ho posto a questo libro, che io e l'amico Fiandelli abbiamo apposto a questo libro, La mafia non ha vinto. Che non significa che ha perso, purtroppo, ma significa che non ha vinto. E detto questo, vengo sollecitato sul una valutazione della strategia di Falcone. Falcone queste cose di questo genere le ha dette diverse volte. Mi ricordo un'intervista di Santoro, il quale Santoro gli diceva: ma voi arrivate che intervista che è molto più significativa rispetto a quella solita citazione, Buscetta disse che non siamo pronti, eccetera, eccetera. Buscetta ha detto che non siamo pronti, ma non era detto che Falcone dovesse essere d'accordo con lui. Buscetta diceva tante cose che non erano vere e che erano depistanti. Capacità di Falcone e gli altri fu quella di usare quella testimonianza per istruire una strategia di contrasto alla mafia. A Santoro, Falcone disse, come tante altre volte, quando Santoro gli disse allora siamo alla relazione tra mafia e politica, dice no, noi facciamo il processo alla mafia. Dice ma come non fate il processo alla politica? Dice ma perché non fate? Perché questo creerebbe confusione. Santoro ci rimase malissimo perché Santoro, come tutti i giornalisti italiani, moltissimi di noi, è incline a pensare che l'unica cosa importante è quando compare la politica. Come se non esistesse nessun altro problema in Italia che la politica. Falcone cercò di spiegargli che qua si trattava di portare in giudizio la mafia e possibilmente di condannarla. La qualcosa non era successa mai, mai in 150 anni di storia. Lasciate che ve lo dica, perché io queste cose le studio, le ho studiate. I processi fascisti alla mafia, la celebrata repressione fascista alla mafia, fa ridere rispetto a quella a cui la mafia è stata sottoposta a partire dal maxi processo. Perché si facevano 3 anni per associazione a delinquere e non si sono fatti, hanno avuto, e non hanno fatto neanche questi, perché è subentrata subito un'amnistia e dopo un anno sono usciti. Invece i leader, i quadri di Cosa Nostra stanno ancora in galera, nella grande maggioranza. Trattasi dunque di un risultato straordinario nella nostra storia, che va valutato, senza di che il prezzo di sangue straordinariamente elevato che è stato pagato sarebbe vano. E noi stessi come collettività nazionale dovremmo stare sempre a piangerci addosso perché non otteniamo grandi risultati, ma giusto quelli che otteniamo noi li rinneghiamo. Allora, la mafia, dopo potrei citarvi complicati strumenti interpretativi sulla teoria del network, che però vi risparmio.
vista loro, e forse queste cose si dicono meglio per iscritto che oralmente, secondo quale comunque, grosso modo, la mafia è un sistema di relazioni riconosciuto agli studiosi, all'interno del cui c'è un nucleo, che è quello di un'organizzazione militante, e poi c'è un reticolo esterno di complicità, favori di partiti corrotti o di uomini politici corrotti, dei partiti, di apparati corrotti che trattano con la mafia o perché sono venduti o perché hanno uno scambio di favori da fare con essa, una trattativa, se vogliamo usare questo termine, che però come non so se avrò il tempo di dire, criticare. Detto questo, l'idea di Falcone era che andasse attaccato il nucleo. Andasse attaccato il nucleo in quel momento, specialmente, perché in quel momento questa organizzazione aveva assunto un'attitudine terroristica e militante che rendeva, che da un lato regolava la sua relazione col reticolo esterno, nel senso che la politica buona e la politica cattiva venivano minacciate in quel momento. Gli uomini delle istituzioni buoni, userò questo termine, buono e cattivo, anche se non è un gran criterio analitico per uno storico, per capirsi, venivano minacciati di morte e venivano uccisi. Anche i cattivi venivano minacciati di morte e qualche volta sono stati anche uccisi. Perché quello che era uno scambio di favore era diventato un sistema di dominio. Dunque bisognava partire da là e di là si è partiti. Bisognava colpire là e da là si è colpito. Falcone e Borsellino ci hanno rimesso la pelle, come molti altri, però Chinnici, dalla Chiesa, prima di loro Terranova. Quindi tutto questo processo di riarmo dello Stato è stato pagato a caro prezzo. Detto questo, quello che mi ha... Dunque io scrivo un libro, io e Enrico Fiandaca scrivo un libro, La mafia non ha vinto, per questo sostanzialmente, e poi la racconto, faccio lo stesso e la racconto. Non, attenzione, io non... Dopo mi si chiede, Tizio è colpevole, Caio è innocente, non ne ho la minima idea e francamente non mi interessa perché non faccio questo mestiere, di dichiarare chi è innocente e chi è colpevole. In generale mi sto alle tendenze della magistratura, anche se so benissimo che certe cose possono essere sbagliate, però non mi arrogo il diritto di pensare, di saperne io più degli altri, di poter risolvere intrighi e gialli che altri non sono riusciti a sciogliere. Il problema è un altro. In questa battaglia, come si è vinta questa battaglia? Questa battaglia che si è vinta, come si è vinta e a quali prezzi? E questo è il problema cruciale che la questione della trattativa rivela. Ovvero, un'altra cosa che mi ha spinto a scrivere questo libro, la legata mi accennava, è l'insoddisfazione rispetto a questa idea che lo Stato e la mafia avrebbero trattato. Non già perché non ci possano essere trattative, anzi, sarebbe ben difficile che esistesse la mafia senza trattative di questo genere. Ma per un'altra ragione, che lo Stato non c'è, e tantomeno c'era nel 92-93, ovvero lo Stato che poteva trattare con la mafia. Per varie ragioni, uno che il 92-93 è una fase di crisi e collasso, in cui pensare che tutti questi soggetti abbiano un'unità di volontà politica tanto tale da poter sviluppare un complotto che parte dal Presidente della Repubblica e arriva fino all'ultimo dei questurini è francamente improbabile. Secondo, questa sarebbe la ragione immediata, di breve periodo. Secondo, che c'è un fenomeno di medio periodo. Il fenomeno di medio periodo è che nell'ambito di questa lotta si sono creati una serie di strutture
autonome di sicurezza. Qualcuno citava Claudio, voglio dire, attenzione, non so perché Claudio, attivando nel 56, avrebbe dovuto manifestarsi improvvisamente nel 1969 e oltre. Ma è vero, però il richiamo non è incongruo, perché esiste una tradizione di strutture parallele autonome l'uno dall'altro che affonda nella guerra fredda effettivamente e che la lotta al terrorismo ha accentuato attraverso la creazione di strutture di sicurezza speciali e magistrature speciali e legislazioni speciali che non corrispondono all'idea che ognuno deve essere giudicato dal suo giudice naturale e che la polizia sta lì per frenare i malviventi. Non corrispondono a queste, ma assumono strutture di intelligence molto più complicate e vanno a fare una... Chi avrebbe mai potuto dire che un magistrato fa una battaglia, ad esempio? Il magistrato non fa nessuna battaglia, il magistrato applica la legge, che il magistrato milita. Cosa milita il magistrato? Il magistrato è garanzia di tutti noi, non fa la battaglia contro qualcuno. Eppure questo è successo per dure necessità, non perché qualcuno si è inventato questa cosa, perché c'è stato un complotto di Tizio e di Caio, come amano dire i berlusconiani o i post berlusconiani, perché ormai speriamo che siano soltanto i post berlusconiani. Quindi il problema di questa grande disintegrazione, di questa unità dell'antico Stato che si basava su una serie di strutture gerarchiche e tutti erano soggetti alla stessa legge, ahimè, lo svilupparsi di magistrature speciali, antiterrorismo e antimafia, rappresenta un portato di quei tempi. In questo senso a me sembra che il processo della trattativa sia esso stesso, che la questione che noi definiamo come trattativa, e che io meglio definirei come trattative, sia espressione di quella realtà. Per cui lì apparati dello Stato in una situazione di crisi si muovevano in maniera indipendente l'uno dall'altro e ognuno sospettava dall'altro, come si dimostrano queste chiese qua. Questo è il punto cruciale di questa questione. Ma poi, per dirla, io e il collega Piagata siamo stati chiamati negazionisti, non so bene che cosa negheremo. Come quelli che negano che c'è stato Hitler, come quelli che il tuo collega Lodato ha avuto il coraggio di dire che io sono negazionista, come quelli che negano Auschwitz. Io. Va bene? Queste schifezze le restituiamo a lui e non ne discutiamo più perché il livello francamente è troppo basso. Il problema centrale è capire però che quello che pone Fiandana è di ricordare a tutti, se i giuristi lo sanno, ma il pubblico non necessariamente lo sa, che il reato di trattativa nel codice penale non esiste. Per una ragione che è ovvia, il termine trattativa è un termine polisemico, può significare tutto il contrario di tutto, è evidente che gli apparati di sicurezza conducono trattative, non è vero che quelli che sono scaduti non hanno mai condotto trattative, non è vero, perché Cassarà e Contorno avevano una trattativa che ha reso possibile l'inchiesta 411 eccetera, che ha portato al maxi processo e poi Cassarà è morto, no? Cioè, come dire, ed è evidente che Falcone e Buscetta hanno una trattativa. Poi bisogna vedere, dunque, al di là di questo termine talmente generico che non significa un cavolo, e quindi giustamente non è reato, non solo non è reato, ma è quella cosa che sul dizionario non risulta evidente che cosa voglia dire. Dunque bisognerà vedere se nella trattativa, se nel corso di queste trattative, in assoluto nell'interesse di chi sono state fatte le trattative,
Questo è il punto. E quindi possono essere state fatte nelle trattative di sì, non fate così, io non sono affatto negazionista, quindi come dire, che ne dica là, quindi dite così, io pure assento con voi, siamo d'accordo, dopo però cerchiamo di ragionare. Quindi il problema è sapere nell'interesse di chi sono state fatte le trattative, perché il codice penale, invece, quello vero, stabilisce che se uno commette dei reati nell'interesse dell'associazione di Cosa Nostra, è una forte aggravante. Quindi anche il codice penale sostiene, dunque noi dobbiamo sapere se la trattativa è reato, se le trattative sono reate, e poi dobbiamo anche sapere nell'interesse di chi questi reati eventualmente sono stati commessi. Se sono stati commessi nell'interesse di Cosa Nostra, la cosa è molto più grave, giuridicamente, moralmente, politicamente. Se sono stati commessi per avere una scorciatoia nelle indagini, se reati sono, vanno perseguiti, ma saranno meno gravi, molti saranno prescritti, e poi dobbiamo stare al giudizio dei tribunali della Repubblica. Quali tribunali della Repubblica finora hanno assolto sistematicamente tutti gli imputati del non reato di trattativa. Tutti. A cominciare dagli ufficiali di Carabinieri. L'ultimo processo Mori, dopo io non faccio giurista, per cui magari se qua ci fosse un giurista ce lo spiegherebbe meglio, perché certe cose non le capisco. La sentenza dell'ultimo processo Mori è una sentenza che dice che non c'è stata nessuna trattativa, ovvero che se c'è stata non è un reato. Allora, noi dovremmo stare a queste sentenze, no, dopodiché potersi che siano sbagliate. Dunque, da questo punto di vista, e non possiamo continuare a processare all'infinito le stesse persone per le stesse ragioni per cui sono state assolte, a meno che non emergano nuovi problemi. Allora, il processo sulla trattativa verte su un conflitto istituzionale, secondo me. L'oggetto del processo è un conflitto istituzionale che riguarda pezzi della mafia e pezzi dello Stato. Se vogliamo usare questa espressione semplice. A sua volta, il processo oggi è segno di un conflitto. Perché una parte dell'accusa riguarda azioni svolte dal governo della Repubblica nell'ambito di leggi che sanciscono il ruolo discrezionale del governo della Repubblica, come il caso della famosa del 41 bis che viene tolto ad alcuni da 300 a 300, sì, grazie, tante volte dove si può andare, dove ad alcuni a 300 secondo quello che la legge sanciva, cioè che questo 41 bis andasse a scadenza e potesse essere rinnovato eventualmente. Si dice anche che qualora il Ministro della Giustizia si fosse messo d'accordo con il Presidente della Repubblica, allora Oscar Luigi Scalfaro, non Silvio Berlusconi, Oscar Luigi Scalfaro, sarebbe stata una cosa gravissima. Io non riesco bene a capire qual è la gravità della cosa, visto che stiamo parlando di cose perfettamente legali. È stato usato un criterio di opportunità? Forse. Era sbagliato quel criterio di opportunità, forse, o forse era giusto. Comunque non spetta ai tribunali della Repubblica deciderlo, ma spettava appunto al governo. Dunque, mi sembra che se il processo verte su fatti di 20 anni fa, i quali dimostrano l'esistenza di gravi conflitti istituzionali, e la mancanza, la disintegrazione dell'idea stessa di Stato come idea unitaria,
quindi questo è l'oggetto, il processo stesso indica un latente, strisciante conflitto istituzionale che è una specie di negazione della funzione del governo. Di allora, di oggi, non lo so. Dunque, il problema esiste, in un certo senso in questo c'è una logica, cioè è come se alla fine di questa lunga vicenda terribile di terrorismo mafioso e di lotta contro la mafia, noi ci ritrovassimo senza un equilibrio costituzionale e senza una evidente relazione ben definita tra gli organi costituzionali di questo caso. Ora, dopo, non sarà la cosa peggiore che potrebbe al paese, però è una cosa su cui riflettere. Il vostro Salvatore Lupo è stato pesantemente attaccato da magistrati della Repubblica, un'espressione sconcertatamente insultante. Un singolo cittadino è stato, un singolo cittadino, per una cosa che è scritto, potrà anche essere sbagliato. E questo indica una certa intossicazione del dibattito, che intanto non fa bene alla ricerca della verità, che deve essere impregiudicata, deve derivare dal libero dibattito, e poi indica una specie di cul-de-sac in cui questo paese si trova, in cui sembrerebbe che tutti i problemi, come il problema così grave della mafia, e dopo ho parlato finora della mafia siciliana, ma è inutile che vi dica che in questo momento le mafie più pericolose non sono quella siciliana, quindi per ogni vittoria che si ottiene, cioè si ottengono purtroppo un paio di sconfitte, e quindi domani poi potrà tornare a essere diversa la situazione, peggiore. Alla fine di tutto questo giro, noi ci troviamo con un'idea sbagliata, credetemi, sbagliata, secondo cui la lotta contro la mafia è compito essenzialmente della repressione penale. Questo lo dico con grande difficoltà io, perché forse mi contraddico con quello che ho detto in altre tesi. Nel senso che è vero che senza repressione penale le mafie non si combattono, cioè, specialmente quando la minaccia supera un certo livello. Però è anche vero che il fenomeno della mafia è un fenomeno di mala politica, di malaffare, che in qualche modo non può essere risolto che dalla buona politica e dalla buona economia. L'affidare salvificamente alla magistratura la soluzione di tutti i nostri problemi non ci porta lontano, io penso. Ovvero sia, è stato un passaggio indispensabile alla nostra storia, ma che andrebbe un po', è una fase che andrebbe un po' definita con una nuova assunzione di responsabilità collettiva rispetto a questi problemi. Responsabilità politica, responsabilità morale, responsabilità economica per chi ha. Quindi una riflessione lucida su queste questioni, secondo me, ci può portare da qualche parte. Una chiusura isterica rispetto alla valutazione di questi problemi mi sembra che rischia di non portarci da nessuna parte. Grazie anche al professor Lupo. Volevo chiedere se in fondo ci sono già delle domande, così diamo spazio al pubblico. Che siete accorsi numerosi, è giusto che vi sia tributato uno spazio. Grazie. Allora, io inizio con uno. Datemi il tempo di capire anche, di interpretare anche la lingua dei segni un attimo, per favore. Questo tempo è giro.
Allora, torniamo da Maurizio Torrealta. Visto che abbiamo parlato di sentenza Tagliavia e dell'affermazione della presenza più che altro del termine trattativa in quella sentenza. Qui si chiedono, questo passaggio, che cito testualmente, che un ben informato ha scritto, un virgolettato praticamente perfetto, quello che era scritto dietro la sentenza, dai, non ci credo che è così perfetto, uguale. Una trattativa ci fu e venne quantomeno inizialmente impostata su un dot des. L'iniziativa fu assunta, prosegue la sentenza, da rappresentanti dell'istituzione e non da uomini della mafia. Ecco, lui si chiede, possiamo smentire queste affermazioni? Io cercherei di allargare un po' il campo, perché io sono convinto, è una mia convinzione, non voglio pretendere che altre persone la condividano, ma io sono convinto che i poli di un'eventuale trattativa non siano stati solo due, e credo che un po' l'abbia accennato anche il professore prima parlando, che in realtà ci sono stati altri soggetti che hanno avuto un ruolo pesante dentro le trattative. E secondo me l'aspetto che dovremmo mettere a fuoco è questo terzo soggetto che ha avuto un ruolo dentro le trattative. Noi sentiamo sempre parlare, sì, c'è lo Stato, c'è la mafia, poi ci sono i servizi deviati. I servizi non sono deviati, i servizi sono dei servizi di livello superiore, atlantici, va bene? Ecco, pensiamo, facciamo un'ipotesi, siamo liberi di fare ipotesi qua, siamo liberi pensatori, possiamo fare delle ipotesi anche estreme, facciamo l'ipotesi estrema che la mafia sia stato un soggetto fondamentale nel produrre capitali per la guerra fredda. Lo sviluppo prodotto dal commercio dell'eroina non ha uguali nella storia dello sviluppo industriale, non sono stati capitali così alti come quelli prodotti in quel periodo. Facciamo l'ipotesi che questi capitali siano stati il motore di funzionamento di un'influenza atlantica molto forte. Io parlavo con Mutolo, per esempio, e Mutolo, questo collaboratore di giustizia, mi diceva: io nell'81 investivo. Nell'81, quando ancora c'era la cortina di ferro, nella Germania dell'Est. E ci ha avuto, ma cosa mi stai a raccontare? Che tu nella Germania investivi i soldi del tuo commercio di eroina nella Germania dell'Est, doveva esserci una struttura che non eri sicuramente tu a gestire, per permetterti di portare questo ossigeno, perché i soldi sono ossigeno, creano consenso, animano ogni genere di reazioni. Quindi, E noi parliamo di un soggetto, l'ho citato prima, la CIA, che ha una caratteristica, che si mantiene, si autofinanzia nelle sue operazioni. La CIA, per la grande parte di quelle operazioni che deve fare, che non vengono riconosciute e né legittimate dal Congresso, si autofinanzia. L'Italia è stata utilizzata, non solo l'Italia, come il motore di queste operazioni. Tutti gli intrighi, il Vaticano, i soldi che andavano in Vaticano, poi andavano da altre parti, la banca di Sindona, tutto questo che noi abbiamo in qualche modo confusamente citato e affrontato, in realtà ci permette di... le stesse sequenze delle morti che noi apparentemente pensavamo fossero casuali, ci danno come sillabe, ci danno il discorso che ci fa capire quello che succedeva. La sequenza dei morti che sono stati uccisi, prendiamo Boris Giuliano. Boris Giuliano è stato ucciso 10 giorni prima, è stato ucciso Ambrosoli. Boris Giuliano aveva incontrato Ambrosoli perché stava seguendo il flusso di soldi che portava la banca di Sindona. Le sue indagini sono state riprese dal capitano Basile, è stato ucciso il capitano Basile, da Terranova, è stato ucciso Terranova, fino all'uccisione dei due magistrati che fino in fondo avevano seguito quel percorso, che non era il percorso di un semplice, di una semplice materia che non doveva essere commercializzata, l'eroina, ma era il flusso dei denari dove andavano a finire, era un livello superiore, era un livello molto più importante. Bene,
se c'è un senso nella sequenza dei morti, sono stati uccisi tutti coloro che si occupavano di dove finivano i soldi prodotti dal commercio dell'eroina. E io sono convinto che questo è il motivo che impediva di arrivare fino in fondo, perché questo argomento è un argomento prettamente politico, politico ma di livello molto più alto. Sono convinto che i vari presidenti della Commissione Antimafia, da Violante in poi, quando alzavano il velo che c'era sotto questi argomenti, si rendevano conto che non potevano affrontarli, che non era loro capacità affrontare questo tipo di argomenti. Allora, se noi guardiamo ad esempio la guerra, le cosiddette guerre di mafia, la vecchia mafia scalzata dai corleonesi, villani e feroci, guerra, ma che guerra è stata quella? Ci sono stati 1061 morti da una parte e quasi nessun morto dall'altra. È stata la eliminazione dei creditori della banca di Sindona. Questa operazione è stata fatta nello stesso anno, 78-83, sia in Sicilia sia in Campania. 78-83, la stessa la nuova camorra organizzata è fatta fuori e eliminata esattamente perché aveva lo stesso ruolo di investimento che avevano i finanzati, Cutolo e i fidanzati si conoscevano bene, anche loro facevano riferimento al Gambino e investivano nella banca di Sindona. Bene, questo prodotto di facile denaro è stato un po' il motore di sviluppo di una certa area del nostro paese, ma anche è stato un problema grossissimo perché ha coinvolto dei livelli di politica troppo alti per essere gestiti localmente, che per essere ridotti a puro problema giudiziario. Il ruolo che ha svolto l'altro commissariato, ad esempio, cioè io facciamo finta che io venga dall'Australia, che io sia uno che non ne capisce niente, e dico, oh, interessante quello che state facendo qua, molto interessante, avete inventato il concetto di associazione mafiosa, un'organizzazione la cui sola partecipazione corrisponde a 4 anni di prigione. Beh, è una bellissima spediente per riuscire a sconvincerli. Allora, però, perché vi siete inventati anche il concorso di un'associazione mafiosa? Che mi sembra un po' il contrario di quello che state dicendo. Prima mi dite che se c'è un'organizzazione i membri possono essere condannati per l'associazione, perché c'è bisogno di un concorso in associazione? Perché c'è bisogno di un concorso in associazione? Perché finché la mafia viene protetta da questo soggetto, non riusciremo mai a sconfiggerla. Guardiamo l'autocommissariato, il primo condannato per concorsi in associazione mafiosa era il capo gabinetto dell'autocommissariato, Bruno Contrada. Il capo gabinetto dell'autocommissariato era nello stesso tempo responsabile del SISDE in Sicilia e in Sardegna, perché Sicilia e Sardegna è poi interessante cercare di capire perché nel progetto di invasione dell'Italia la Sicilia e la Sardegna ne rimanevano fuori ed erano i luoghi in cui si poteva arroccare Sebiang e la resistenza. Perché era responsabile nello stesso tempo del SISDE e anche capo gabinetto dell'alto commissariato? Voleva dire che la mattina andava a cercare i mafiosi e la sera ci andava a cena assieme, perché questo è quello che è successo. Ed è stato poi condannato per concorso in associazione mafiosa, ma questo lo faceva anche il suo capo, che era Di Francesco, che era capo del SISDE, nello stesso tempo era anche capo dell'alto commissariato, quindi rivestiva questa doppia funzione che non può esistere, che non può essere incarnata nella stessa persona. Per cui questo paradosso che è andato avanti nell'alto commissariato è un paradosso che è stato dentro le nostre istituzioni, perché c'erano due soggetti, non c'era solo il poliziotto che faceva, il magistrato che faceva il suo lavoro, ma c'era un'altra struttura più potente che aveva il compito di proteggere quelli che sono stati, che è stata la gallina dalle uova d'oro del nostro alleato atlantico. Finché non capiamo questo, non riusciamo assolutamente a capire quanti sono i giocatori sul tavolo, perché i giocatori sul tavolo non erano solo due, erano di più. E questo, secondo me, è un po' il compito che dovrebbero svolgere, non posso dire i magistrati perché non è un compito da magistrati, ma il lavoro di ricomposizione collettivo fatto da tutti, fatto dagli storici, fatto dai giornalisti, per quei pochi che se ne sono occupati seriamente, fatto dagli stessi investigatori, è ricomporre e riassumere e spiegare questi 20 anni di storia. Perché se non riusciamo a capirne la complessità, non ne riusciamo a uscire. Perché ancora continuiamo a pensare che
processo della trattativa possa affrontare questa tematica? Ma sicuramente no. La trattativa è un epifenomeno, non è la causa, il motore, non è il soggetto. Io prima ribadisco che quando parlo delle stragi nel nostro paese non mi limito alle stragi di mafia, le vedo tutte nella loro funzione, nel loro concorso, nella loro integrazione, e mi rendo conto che c'è stato questo soggetto, c'è stato ed è stato molto attivo, e non c'è stato neanche solo in Italia, è stato in tutta Europa. E se noi guardiamo quello che sta succedendo nello stesso periodo, in questo stesso periodo, ci sono personaggi che sono sotto processo a Lussemburgo per due persone di Stegliani che non hanno provocato vittime, però hanno tirato giù affatti atti di terrorismo, tirato giù tradici, eccetera, e loro si dichiarano membri di Stegliani e vogliono non essere condannati perché hanno fatto il loro dovere di cittadini e rivendicano le cose che hanno fatto. Ci sono state, c'è stata una commissione parlamentare in Belgio per analizzare degli eventi identici a quello che è successo ad Alcamo nella casermetta dei carabinieri di Alcamo, dei gendarmi che per esercitarsi in caso di difesa del proprio paese hanno attaccato una caserma di altri gendarmi, hanno ucciso altri gendarmi e sono impossessati delle loro armi, ed è raccontato dalla commissione parlamentare di inchiesta su Stegliard in Belgio. Ma queste stragi che ci sono state in Portogallo, in Grecia, sono identiche a quelle che sono successe in Italia. Se noi facciamo, io credo che questa consapevolezza, che deve essere non solo italiana, certo l'Italia ha avuto un ruolo particolare, molto particolare, ma deve essere europea, è la possibilità di creare davvero un'Europa nazione reale, che è in grado di rileggere la propria storia e di scappare da questo tipo di ingerenze, di influenze, di ruoli clandestini che hanno pesantemente implicato il nostro paese. Se noi ci mettiamo a discutere della trattativa, stiamo parlando veramente di un effetto che coinvolge e dal punto di vista delle figure, ma anche delle ragioni, delle cause, assolutamente non mirato e non funzionale. Io mi ricordo, se abbiamo qualche posto, raccontare il racconto del convegno alla quale abbiamo partecipato insieme. Abbiamo partecipato io e il professore ad un convegno su come raccontare la mafia a Courmayeur. Forse c'era anche Giannulli, sì. La cosa interessante è che in questo convegno, ad un certo punto, dove tutti dicevano la loro, c'era anche Pepo Grassi, c'erano tante persone, si alza tra il pubblico una persona e con un accento un po' americano dice: io non capisco tutto questo vostro parlare della mafia. Mio padre me l'ha sempre detto, la mafia è tutta arruolata. Non mi sono presentato, io mi chiamo Carl Colby, mio padre era William Colby, il capo della CIA, abbiamo abitato a lungo a Roma. E questa importantissima dichiarazione, che ci ha lasciato tutti senza fiato, è stata fatta dall'unica persona che poteva dirlo, era il figlio di Colby. Io mi sono fidato a cercare di parlare con lui, dico: ma caspita, questa è una cosa, dimmi, me la dici davanti a una telecamera, mi dai qualche dettaglio in più. E lui cortesemente non poteva farlo, stava lavorando su suo padre, ha presentato un documentario molto bello sul suo padre, Searching for the Man Nobody Knew, la ricerca dell'uomo che nessuno ha conosciuto, che tra l'altro è morto in maniera molto misteriosa, vogando di notte in canoa sul fiume davanti a casa sua, però morto per un attacco per un ictus, insomma una morte degna di una super spia. Però ha detto una santa verità, e delle volte nei luoghi meno impensati ci si trova di fronte a delle rivelazioni che lasciano un po' senza fiato. Io volevo chiedere se il professor se lo ricordava, ma questo mi ha rassicurato, perché ogni tanto dico: non è che io sia, non è che sono diventato pazzo, c'ho ancora a casa il suo biglietto da vista. Però, a parte la caratteristica peculiare di questo incontro, però quello che ha detto, secondo me, dobbiamo prenderlo in considerazione, perché se no non capiamo che cosa è la mafia, continuiamo a parlare di un soggetto che però dietro ne ha uno molto 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 più forte e più potente. E tutto questo ancora da capire e da analizzare, e penso che siano delle cose che dobbiamo riuscire a fare. Ecco, invece io, visto che abbiamo parlato, siamo tornati al soggetto nel presente, girerei una,
sempre una domanda del pubblico a Francesco Laticata, che ci chiede cosa fa la mafia siciliana. È meno forte, è più forte, tra l'altro è una notizia, una cosa di attualità però. E spiegaci anche che prove hai. Non c'è dubbio che Cosa Nostra in questo momento attraversa la crisi più nera della sua storia, una crisi simile a quella che ebbe nel 1963 dopo la strage di Ciaculli, quando per reazione della repressione fu addirittura si diede via ai lavori della prima commissione antimafia, che era già istituita ma già non funzionava già ormai. Di fronte ai 7 cadaveri dei carabinieri e degli artificieri uccisi a Ciaculli nel 1963, perché noi pensiamo sempre al 92, ma la storia dello stragismo mafioso è molto più antica di quella che possiamo immaginare. E quindi dice che fa adesso? Adesso io non ho idea di cosa faccia, ma non lo sa neppure la polizia di Palermo. Perché? Perché è venuti meno una serie di strumenti di indagine, abbassandosi la soglia di qualità dei collaboratori di giustizia, si sa sempre meno di questa mafia che comunque, per quello che si riesce a intuire, sembra si sia rintanata nel territorio, pronta a riprendere le attività di prima, quando con le estorsioni controllava il territorio e pagava gli stipendi ai soldati, e dal controllo del territorio si cerca di capire se continua a tentare di esercitare il controllo del voto, che è una delle vocazioni principali di Cosa Nostra, anche se per quello che sono state le risultanze delle indagini, ma anche del maxi processo, il pacchetto di voti che Cosa Nostra riusciva a spostare non era determinante ai fini della vittoria di un schieramento sull'altro, ma era sicuramente determinante per il successo di singoli candidati. Questo era l'aspetto che mi sembra importante sottolineare. Detto questo, io non so, i processi che adesso si stanno mettendo su sono piccoli processi rispetto a quelli che sono stati il maxi processo e anche tutto quello che è venuto dopo. Questo sta a significare che in questo momento, lo diceva poc'anzi qualcuno, le mafie emergenti sono, ma questo è una cosa che accade periodicamente, ogni volta che entra nel cono d'ombra un'organizzazione mafiosa automaticamente emerge l'altra. In questo momento sembra che quella emergente sia la mafia calabrese. È una questione di marketing per via dell'enorme flusso di soldi che riesce a maneggiare col traffico degli stupefacenti. Però io una cosa la voglio dire, perché mi sembra che possiamo alzarci con l'idea che in fondo poi in Sicilia non è accaduto niente. Non è così. Mettere in discussione la trattativa, l'esistenza della trattativa o di scelte giudiziarie non vuol dire ignorare quello che è accaduto. In Sicilia è accaduto di tutto. L'ultima cosa che ci deve fare riflettere è che Giovanni Falcone avrebbe dovuto essere ucciso a Roma in un agguato all'arma bianca, come si deve, per una volta, una sventagliata di vetro, come un normale omicidio di mafia. Improvvisamente è stata scelta un'altra strada, che è politica, che è una strada politica. Quindi, insieme con Cosa Nostra, può essere che ci sia stato qualcuno, perché io non credo che Rina, che ha già fatto l'istruttoria per uccidere Falcone e lo ha già fatto pedinare, per cercare di capire dove era più facile ammazzarlo, se cambia idea vuol dire che è cambiata qualcosa in quello che lui, nell'attività che lui aveva in corso in quel momento. Quindi
Quello che penso io è che tutto ciò non può essere risolto con un processo penale, ma neppure le indagini normali sulla mafia, a mio parere, hanno un gran godimento dal processo penale attuale, perché è un processo penale che riesce a punire l'ala militare di Cosa Nostra e la riesce a punire, vi dico io, solo perché si fanno processi sommari su quel campo e nessuno se ne lamenta, perché imputato giustamente c'è Rina e Provenzano che insomma alla fine qualcosa nella loro vita l'hanno commessa, per cui nessun garantista alzerà il dito per dire ma avete le prove di questo. In fondo con Rina che sta accadendo? Sta accadendo quello che accade con Luciano Digio, che a un certo punto per fare statistica fu accusato di tutti i mali del mondo, gli addossarono 25.000 omicidi, li tolsero dai casi irrisolti e avevano risolto anche il loro problema. Quindi dico, forse il processo penale non è quello uno strumento adatto per rispondere alle domande che noi ci siamo fatte su questa misteriosa presenza che aleggia sempre negli omicidi alti di Cosa Nostra, che poi sono quelli per esempio di cui i pentiti non sanno quasi nulla. I collaboratori di giustizia sull'omicidio Mattarella hanno detto zero. Perché? Perché, diceva Falcone, come dico io, come diceva Giovanni Falcone, sono omicidi decisi a livelli superiori e non è detto che a livelli più bassi arrivi la motivazione della scelta di un omicidio del genere. Quindi processo penale no, la commissione parlamentare, abbiamo detto che sono veramente delle cose, dei fucili caricati a salve. Cosa si potrebbe fare? Forse una, come dicevamo un po' poc'anzi, una sorta di autopurificazione della politica, visto che adesso c'è la sinistra, no? Che c'è al 41%, non è la sinistra, 41% dei voti, forse è venuto il momento che insieme con una certa rottamazione se ne faccia un'altra. Grazie. Sì, no, c'è una domanda che credo sia molto interessante e che si connette anche ad un evento abbastanza recente, cioè la condanna definitiva di Dell'Utri. Qual è il nesso tra la trattativa e la nascita di Forza Italia? Pongo la domanda al professor Lupo. Penso, è una parola. Allora, esiste una massa di collaboratori di giustizia che spiegano come la mafia abbia sostenuto Forza Italia, cioè veramente il fatto che la mafia abbia sostenuto Forza Italia non c'è bisogno che lo dicano i collaboratori di giustizia, perché abbiamo visto una serie di esponenti della mafia o vicini comunque al network mafioso impegnarsi soprattutto nella prima campagna di Forza Italia. E i collaboratori di giustizia invece ci spiegano che i mafiosi si aspettavano che Berlusconi e Dell'Utri, essendo degli amici, restituissero i favori che loro gli facevano. Poi esiste una teoria più complessa che è stata fortemente perseguita dalla Procura della Repubblica, a Palermo e forse anche altrove, secondo cui l'iniziativa della Costituzione di Forza Italia sarebbe stata della mafia. A me sembra una balla, francamente, perché non penso che la mafia, questo Ciccio Valicano lo diceva, comunque questo è quello che ci deriva da tutte le forze, formazioni che abbiamo, abbia la capacità di gestire, inventarsi un partito politico e spostare il milione di voti. La mafia si inserisce nel flusso in forma opportunistica, in un flusso però che bisognerà riconoscere, noi che siamo anti-berlusconiani, almeno quelli che tra noi che sono anti-berlusconiani, dovranno riconoscere però una volta che è legato soprattutto a
questioni politiche, anche se magari passioni politiche che noi non condividiamo. E questo continuo risospingere in una sacca di criminalità queste forme di espressione politiche della destra, secondo me, non ci porta neanche questo tanto bene. Comunque sia, se vogliamo credere a quello che hanno apportato i tribunali della Repubblica, che ripeto, io dico i risultati, ma non per questo che i risultati sono probanti, perché si tratta di cose talmente complesse che non credo che possano andare sotto il giudizio della magistratura penale. Comunque, la stessa sentenza che ha condannato Dell'Utri, come tutte le altre, hanno escluso questa possibilità. Cioè che la mafia abbia avuto un ruolo importante nella Costituzione di Forza, tanto meno decisivo nella Costituzione di Forza Italia, e hanno invece condannato Dell'Utri per la sua relazione con la vecchia Cosa Nostra, quella di Bontate e Compagni, via Mandano, attraverso tutta la vicenda notissima del soggiorno di Mangano a Villa Lago. Detto questo, devo esprimere la mia scarsa sintonia con la ricostruzione di Torre Alta. Come d'altronde è abbastanza ovvio, per varie ragioni. Una che io personalmente non me la sento di lanciarmi in questa ricostruzione di storia universale e di complotto universale. Anche se, per quel poco che io so, è vero che la CIA ha utilizzato circuiti narcotrafficanti per finanziare se stesse. Innanzitutto il principale era quello della Cina nazionalista e dei signori della guerra anticomunisti dell'Indochina, del Laos. E dunque è possibile che sia entrato anche in sintonia con circuiti di narcotraffico mafiosi, ma da qua a sostenere che la mafia è una pallida ombra dietro cui c'è soltanto il superpotere del governo americano, io dico quello che c'è. La tua posizione è talmente ampia che io non so né confermarla né smentirla, perché per ambito disciplinare rifuggo da interpretazioni così vaste. Ti voglio però ricordare un paio di cose che non necessariamente smentiscono, ma precisano. Uno, dal 1946 in poi il governo americano ha sempre ripetutamente protestato e inviato suoi agenti in Italia per protestare contro la libertà che veniva lasciata ai vari mafiosi siculo-americani di commerciare in Europa. Nei confronti del governo statunitense, il governo italiano è sempre stato nella condizione dell'allievo discolo che non riesce a fare quello che il papà gli chiede di fare. Va detto che il governo italiano, o almeno i funzionari di polizia, obiettavano che se Lucky Luciano era il capo del contrabbando di eroina planetario, come dicevano gli americani, francamente non penso che fosse vero, ma comunque, se fosse stato vero, è perché cavolo ce l'avete mandato? Come disse un funzionario di polizia, comunque un'espressione ironica, forse in conto riparazione di guerra. Quindi ce l'avete mandato e poi dite che la colpa è nostra. Perché il problema del governo italiano era che in Italia consumatori di eroina ce n'erano molto pochi. In generale nel mondo, fino a quel momento, il problema del traffico di droga non sembrava una cosa grave. Solo recentemente era stato dichiarato, solo dopo la seconda guerra mondiale era stato dichiarato illecito, mentre invece il proibizionismo sulla droga è
negli Stati Uniti dura quantomeno dal 1921, e quindi c'è un enorme squilibrio, perché questi narcotrafficanti praticamente compravano la droga legalmente in Europa, in Italia e Germania, e non andavano a vendere negli Stati Uniti. Questo provoca un grande conflitto. Io ho letto recentemente un libro, anche questo piuttosto fantasioso, devo dire, come tutti questi libri, scritto interessante, scritto da un certo Douglas Valentine, sul Federal Bureau of Narcotics, sulla storia del Federal Bureau of Narcotics, cioè l'agenzia del governo federale che fin dal 1930 contrasta su scala mondiale il narcotraffico, con un sistema a servizio segreto, nel senso che il FBN era incaricato di andare a contrastare dappertutto, quindi avevano una rete di agenti segreti a livello planetario. Io che ho studiato un po' la storia della mafia, la mafia americana, vi posso dire che il vero nemico della mafia americana è stato il Federal Narcotics Bureau, che quando la FBI diceva che non era vero niente, che non esisteva niente, si dice per ragioni di anticomunismo, questa posizione negazionista, e quindi esiste un contrasto interno tra atti non dubbi del governo americano, atti non dubbi di un'importante agenzia federale e contrastanti giochi di un'altra agenzia federale. Se non dire che secondo Valentine la CIA ha sistematicamente infiltrato il Narcotic Bureau e là, come dire, ne ha comprato, per svuotare la sua azione in alcuni settori che per l'intelligenza americana, per le regioni che potevano essere, e per cui l'azione del Federal del Narcotic Bureau poteva essere pericolosa per gli interessi della Cina. Dopo, è vero che nel contrasto tra del più grande rete di narcotraffico mai esistita, cioè quella che si è sviluppata tra fine degli anni 70 e la metà degli anni 80, tra Estremo Oriente e Stati Uniti, attraverso uno snodo cruciale siciliano, questo ring, come dicono gli americani, di narcotraffico è stato bloccato attraverso la collaborazione tra il governo americano e il governo tra l'autorità di polizia, tra l'FBI stavolta e le forze di cui lo stesso Boris Giuliano e lo stesso Falcone sono elementi cruciali. E credo che i successi ottenuti dal governo italiano su questo fronte sarebbero stati impossibili senza gli analoghi successi ottenuti sul fronte americano contro la Cosa Nostra americana, perché effettivamente credo di poter dire che fino ad allora i veri grandi successi della mafia siciliana sono stati ottenuti grazie alla consulenza americana in passato e grazie all'assenza di coordinamento tra i due lati, però questo coordinamento si è creato. E ancora una volta, se noi non vediamo che uno dei grandi successi di quest'epoca è la distruzione del ponte transatlantico mafioso che esisteva da circa 80 anni, e come al solito noi non vediamo niente, cioè noi ci rifiutiamo di vedere la realtà, ci immaginiamo un mondo in cui non succede mai niente, in cui la mafia vince sempre. No, non vuol dire quello che tu hai detto, sto dicendo. Sto reagendo alla tua posizione, che trovo fondata su alcuni fatti e rispetto a cui possono essere però contrapposti alcuni altri fatti. L'allentamento della rete planetaria transatlantica della mafia, che rappresenta la vera forza storicamente della mafia siciliana, che senza di che sarebbe una mafia di pecorari, sarebbe una mafia senza questo, rappresenta il punto cruciale di svolta della nostra epoca, che in
parte provocata dalla stessa guerra di mafia, che, come ho cercato di dimostrare, è una guerra dei palermitani contro gli americani. Tu l'hai interpretato diversamente, io l'ho interpretato diversamente. Secondo me quella è una guerra dei siciliani contro i sicuro-americani. E ha l'effetto poi, che può essere controproducente, di troncare quella porta. Quindi questo è il fatto che si dica che oggi la mafia è finanziarizzata. Francamente mi fa un po' ridere, perché rispetto al livello di finanziarizzazione della mafia, della grande narcotraffico, che era anche quella di Sindone e di Calvi, dire che oggi finalmente, perché è il solito vezzo di pensare che tutto deriva da un recente avvento della modernità. La mafia è moderna già da molti decenni e mi pare che finora il culmine della sua modernità fu raggiunto in quel momento. L'aver battuto, limitato, comunque messo in difesa quella mafia là è forse il più grande successo ottenuto dal nostro paese negli ultimi 40 anni. Una domanda. Vi leggo questa dichiarazione su cui il pubblico ha chiesto Lumi. È di Beppe Lumia, quindi parlamentare siciliano del PD e componente della commissione antimafia. Dice: più si scava sulle stragi, più emerge chiaramente che pezzi dello Stato italiano sapevano già dal 93 che era in corso una trattativa tra Stato e mafia. Poi dice ancora: bisogna avere il coraggio e la libertà di fare luci sulle morte di Falcone e Borsellino, ma anche sugli eccidi del 93 che vanno ascritti all'avvio della protetta Seconda Repubblica. Negare ormai la trattativa, come molti personaggi hanno fatto anche davanti all'antimafia, è un'ipocrisia insopportabile. E poi insomma qui c'è una notina a margine che fa notare che Lumia sta nel PD come di attacca, con la vulgata popolare negazionista. Scusami, non ho capito bene, questo l'ha detto Lumia? No, sì, questo che ho letto io l'ha detto Lumia, sì. E che cosa? Lumia è, cioè, uno dei suoi PD, è stato un sostenitore del presidente della regione Lombardo, che ultimamente è stato condannato per associazione mafiosa e non dovrebbe dare lezioni a nessuno. Tranciamo. Tanto meno se ci sono altri pareri, ma direi che c'è insomma su quest'ultima non c'è granché da commentare. Allora chiudiamo, io ringrazio di nuovo gli ospiti per